Non ha mai avuto una bottega, né ha lasciato seguaci perché la sua idea pittorica era poco condivisibile nella prima metà del 300 italiano. Ambrogio Lorenzetti studiava la realtà e la rappresentava. Negli anni 30 del 300 firma un ciclo di affreschi con un forte richiamo civile. Allegorie ed effetti del buono e del cattivo governo, conservato al Palazzo Pubblico di Siena, un'opera che contiene già il nucleo della sua pittura. Ricerca iconografica e invenzione, strumenti espressivi in grado di trasmettere concetti complessi come, in questo caso, la politica cittadina e i suoi effetti sulla vita di tutti i giorni. Un racconto talmente potente da aver oscurato il resto della produzione artistica di Lorenzetti, ora in mostra a Santa Maria della Scala. Questa non è una mostra. Ambrogio Lorenzetti è un progetto molto articolato, molto lungo, che è partito nel 2015, che ha previsto pezzi diversi, il lavoro, la ricerca che si è concretizzata in una monografia, la datazione delle opere, ricerche anche sulla vita di Ambrogio. Ambrogio è un pittore che ha goduto di fama in passato e molta della sua produzione, soprattutto degli affreschi, eccetera, è andata perduta. Qui proprio Santa Maria della Scala aveva sulla facciata un affresco di Ambrogio che adesso non c'è più, e naturalmente molte delle sue opere sono state acquisite da altri musei e quindi ovviamente le abbiamo fatte ritornare qui per l'occasione. E vengono dal Louvre, alla National Gallery, dagli Uffizi, dai Musei Vaticani, dallo Staden Museum di Francoforte, da Yale. Pensate quanto ha girato e quanto è grande la fama di questa artista, la cui produzione, diversa dagli affreschi, è tutta qui. Qui si può vedere l'altra faccia di Ambrogio, cioè il pittore che aveva appassionato, entusiasmato Lorenzo Ghiberti, anche lui grande artista e scrittore d'arte, che verso la metà del 400 scrisse nei suoi commentari molte parole su Ambrogio Lorenzetti, arrivando a dire che Ambrogio, secondo lui, era il più grande dei pittori senesi del 300, addirittura più grande di Simone Martini. E la grandezza sta nell'invenzione, nella capacità di creare storie con personaggi reali animati da sentimenti comuni come il dolore di una donna, Maria Maddalena, che nel Polittico a lei dedicato porta sul petto l'immagine di Gesù. È una delle tante iconografie che proiettano la sua pittura in una modernità incompresa dai suoi contemporanei. La spiritualità di Lorenzetti non rinuncia alla realtà, ma la rende sacra, dipingendo sul volto dei suoi personaggi emozioni umane e condivisibili ed esplorando anche il linguaggio del corpo in una sorta di fisiognomica applicata all'arte. La particolarità che collega le Madonne, tutte le Madonne dipinte da Ambrogio, è soprattutto nella rappresentazione della figura femminile, che è una figura profondamente terrena, ma anche il bambino è molto terreno. Vediamo che il bambino nella maggior parte dei casi non è in posa statica, anzi è un bambino che scalcia, è un bambino che mangia un fico, è un bambino che in un'altra rappresentazione invece ha delle ciliegie in mano e addirittura in un altro tiene un pettirosso per un'ala, quindi è un bambino molto dinamico, è un bricconcello, è un bambino, è terreno. E anche le Madonne hanno, non è tanto il modo di rappresentarle, ma è l'umanità. La Madonna del Latte è innanzitutto una mamma che allatta il proprio bambino. Guardando le opere di Ambrogio Lorenzetti si può parlare di fisiognomica, ma anche di più. È una rappresentazione degli affetti, dei sentimenti, dei moti dell'animo, introspezione psicologica che Ambrogio fa meglio di tutti in questo periodo. Lorenzetti ha infranto i canoni dell'iconografia sacra anche negli affreschi, trovandosi costretto a modificarli su richiesta dei committenti. E proprio gli affreschi sono il punto di partenza del percorso conoscitivo voluto dai curatori. In queste sale nel 2015 sono stati restaurati il ciclo di dipinti del capitolo del convento di Sant'Agostino di Siena e quello della cappella di San Galgano a Monte Siepi. Un restauro aperto ai cittadini e ai turisti, che ha svelato disegni nascosti e importanti a comprendere il carattere dell'artista.
abbiamo trovato nella balsa marmorea la prima raffigurazione del ritratto del finanziatore che lo stesso Ambrogio aveva, con un pentimento d'autore, coperto poi con il suo restauro. Purtroppo questa figura, essendo stata dipinta quando ormai la malta era secca, cioè dipinta a tempera, si è quasi del tutto persa. La mostra di Siena svela l'umanesimo e la grandezza di un artista stroncato dalla peste a 50 anni e offuscato in vita dal collega Simone Martini, sostenuto da Petrarca. Ma a Lorenzetti, tra le altre invenzioni, viene attribuito anche il merito di aver rappresentato la prima tempesta della storia della pittura occidentale e aver disegnato per primo la natura e i suoi fenomeni. Abbiamo deciso, proprio per far capire al pubblico questa straordinaria capacità di racconto della natura ante litteram, perché è stato forse uno dei primi Ambrogio, il filmato finale e la mossa lavora proprio tutto quanto sui particolari della natura, dei mestieri, delle cose eccetera, che si vanno a ricercare in varie opere di Ambrogio.